Ciao a tutti, ciao a tutte, io sono Raffaele Mauro e sono qui per parlarvi di 5 modi con cui finanziare la vostra startup. Perché ve ne parlo? Perché appunto come professione mi occupo di supportare imprenditori e imprenditrici nel loro percorso di crescita tramite un fondo che si chiama Primo Space. Si tratta di un fondo di venture capital, quindi una particolare nicchia della finanza specializzata nell'aiutare proprio le startup, cioè le imprese che sono ancora piccole ma sono ad alto potenziale. Tipicamente in settori di punta nella tecnologia. Primo Space è un fondo di 86 milioni di euro che ha investito finora in 11 imprese, circa 25 milioni di euro in totale, in diversi paesi europei e anche in futuro potenzialmente nel resto del mondo. Perché facciamo questa cosa? Perché pensiamo che ci sarà questo mercato della New Space Economy che andrà a trasformare il mondo e a cambiare le nostre vite. In passato mi sono occupato di venture capital, ho supportato Scale Up con un'organizzazione chiamata Endeavor e in precedenza ancora ho fatto un PhD in Bocconi e un Master ad Harvard. Però arriviamo al nostro argomento. Perché è molto importante finanziare in modo corretto la propria startup? Perché chiaramente per mantenere in vita un'organizzazione, un'impresa, bisogna avere una prospettiva di equilibrio economico e soprattutto, nel caso di una startup, di crescita economica sostenuta. C'è una modalità zero che possiamo citare, che è ovviamente avere ricavi, cioè il fatto che i vostri clienti vi pagano per i prodotti e i servizi che producete. Però nei primi anni di vita di un'azienda spesso bisogna chiedere risorse a terzi. E qui arriviamo alle nostre 5 modalità. La prima modalità riguarda i premi e i cosiddetti grant pubblici. La seconda modalità riguarda le risorse informali. La terza modalità riguarda incubatori e acceleratori. La quarta modalità riguarda gli angel investor. E la quinta modalità i fondi istituzionali e il venture capital. Partiamo dalla prima modalità. Grant, premi e bandi in generale. Agenzie spaziali, regioni, nazioni, università. Altre entità spesso offrono questo tipo di risorse, cioè piccoli premi, piccole risorse che consentono ai progetti di ricerca, a volte prima ancora di essere diventati veramente un'impresa, di fare ricerca e sviluppo o di fare i primi passi di incorporazione. Questa è una modalità che spesso utilizzano startup tecnologiche nella loro operazione e ciclo di vita. Una seconda modalità sono risorse informali. In inglese si dice in gergo family, friends and fools, cioè piccoli pezzettini di risorse familiari o d'amici che ti fanno fare appunto quel primo passo, ti permettono di sganciarti dalla tua occupazione precedente. La terza modalità sono incubatori e acceleratori, ovvero delle strutture specializzate che forniscono contatti, mentorship e supporto logistico alle imprese di nuova costituzione. Sono spesso risorse anche proprio fisiche, come spazi in cui essere presenti, reti e contatti con esperti dell'industria in cui si opera o contatti con investitori. Spesso anche un qualche piccola risorsa economica che è allocata a un programma temporizzato, come nel caso di acceleratori. Oggi ne abbiamo sempre di più, anche legati al mondo dello spazio, anche in Italia. La quarta modalità sono gli angel investor. Gli angel investor sono persone, singoli individui o reti di individui che hanno raccolto in passato risorse personali, sono spesso ex manager, ex imprenditori o dirigenti di successo e che vogliono investire sulla nuova generazione di imprenditori e di imprenditrici. Quindi, innamorandosi spesso del progetto o del team, possono fare questo tipo di operazioni anche in modo rapido e anche, potremmo dire, emotivo e non strutturato, però, fornendo quella benzina iniziale che è essenziale per poter partire. La quinta modalità invece sono i fondi istituzionali, i fondi di venture capital, cioè strutture che raccolgono soldi da terzi, prendono quote di proprietà di un'azienda con l'obiettivo di far crescere il valore di queste aziende e quindi rivendere le proprie quote in un momento successivo nel futuro a un valore maggiore. Come effetto poi concomitante con questo processo si vanno a creare posti di lavoro di qualità, ricchezza sul territorio e a creare un'economia dell'innovazione che è essenziale oggi per lo sviluppo delle nazioni. Bene, il venture capital oggi è presente anche nell'economia dello spazio, è presente in Europa, è presente in Italia e le startup di questo settore possono finanziarsi in questo modo, cioè gli astro imprenditori o le astro imprenditrici avranno la possibilità di accedere a questo tipo di risorsa. Quindi vi ricordo le 5 modalità per finanziarsi. La prima modalità sono i grant e i premi e i bandi pubblici o di istituzioni, università, centri di ricerca. La seconda sono le risorse informali. La terza, incubatori e acceleratori, la quarta, gli angel investor e la quinta, il venture capital. E con ciò vi faccio gli auguri e che la forza sia con voi.